Ciao a tutti. Allora, questo video è un po' diverso, un po' strano perché è successa una cosa terribile. Davvero, troppo terribile. E volevo dedicargli un video perché sapete come io ci tengo a questa cosa che so per farvi vedere. Allora, nell'ultimo Scopriamo le creazioni Resina avevo fatto vedere che la tartaruga non usciva dallo stampo. E ragazzi, la tartaruga non esce proprio. Non esce. Io provo e praticamente piuttosto si spacca lo stampo che far uscire la tartaruga. E io non lo so, ho usato anche il colorante che ho usato anche in altri stampi è uscito e nella tartaruga no. Io non riesco proprio a capire come farlo. Cioè, guardate, mi si sta distruggendo tutto. A parte che col fluo ovviamente non metto a fuoco un tubo, quindi non fa niente, però io non so veramente come fare. Cioè, devo buttarla, io non voglio buttarla via, cioè, se no scavo, taglio e la faccio uscire. Perché, se vediamo qui la testa, vedete, cioè, si spacca tutto. Io non so veramente come fare. E non posso neanche fare i miei Scopriamo le creazioni Resina senza la mia tartaruga. Io ho pensato, io avevo anche questo stampo qua della tartaruga, super, iper, ultra distrutto. Però io non. Io ne ho ordinati altri. Ma questo è ancora più non lo so, non so come fare. Non so, avete qualche consiglio per cercare di salvarla oppure, non lo so, di. Non esce proprio. Ed era anche bella, fucsia con i glitter, cioè. Come se avesse fatto la fusione. Ma è terribile, cioè io mi ha distrutto tutto. Oh mio Dio, e questa, io non so. Come potrebbe uscire e se esce ancora perché è da tantissimo che non la uso. Quindi io magari direi di provarla ora, ma davvero c'è rovinatissima. Guardate. Che triste. Ora che mi arriveranno le altre, chissà quanto tempo passerà, perché non ne ho ordinata solo una, ne ho ordinate due o tre, se non mi ricordo, perché sennò è terribile, non riesco a far uscire la tartaruga. Poverina. Ma come fa a incollarsi, cioè? Ma è impossibile. Boh. Dai, proviamo a fare questa, a vedere come esce. Perché se non esce neanche questa, il prossimo Scopriamo le creazioni sarà abbastanza triste. Quindi adesso preparo un goccino di resina e vediamo un po' che cosa combiniamo. Tanto per far impazzire un po' il telefono, cosa ho fatto? Ho fatto un blu, ma non lo voglio mischiare troppo, voglio lasciarlo puntinoso, così. Sono molto triste oggi perché sto perdendo la mia tartaruga e ho questo stampo qua un po' strano. Quindi adesso, oh mio Dio, mi viene da piangere, la mia tartaruga, la mia tartaruga. Ah, non lo faccio io, lo stampo, se magari voi ve lo state chiedendo, perché, non lo so, forse ho troppi dettagli, forse boh, faccio prima a comprarlo che a farlo, penso, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Proviamoci, verso il componente B, poi proviamo questo stampo. Ok, e adesso versiamo, anche se qua poi dovrò tagliuzzare un sacco, però non so neanche se esce. Quindi, boh, proviamo. Sarà una tartaruga molto strana. Però l'importante è che io riesco a fare una tartaruga. Vedete, cioè, vi faccio vedere la diversità. Qua sembra un coso alieno. Senza senso, questa invece è una tartaruga che non esce. Adesso aspetto che asciuga verso la resina che è avanzata in un altro stampo e poi vediamo un po' cosa succede. Ok, è il momento di scoprirla. Ed è il momento anche di uscire dalla nebbia, mi scusi, dobbiamo vedere questo. Ok, allora. Ah, almeno qua si stacca. È super nella nebbia e mi sta turbando questa cosa. Ok, allora. Il fatto che si è staccato è già buono. Come dicevo prima, qua sui lati è abbastanza disagiata la tartaruga. Che carino il colore che è uscito. Quindi se io praticamente faccio così, tac, devo tipo tagliuzzare la tartaruga. Però se noi la tagliuzziamo, magari si inquadro perché non stavo inquadrando un tubo. Beh, ragazzi, direi che forse posso utilizzarla, né? Qua un po' disagiata abbastanza. Vediamo di sistemare qua sotto. No! Gli ho tagliato una zampa. Adesso gli metto un po' di attack. Qui così magari. E fare un taglio qui. Scusate se non inquadro ogni volta, però. C'è pure di tagliarmi un dito.
Mi sa che ho tagliato troppo, vabbè, però l'importante è che esca. Poi come la tagliuzzo io non è importante, cioè sarà una tartaruga differente. Ma se poverina devo aggiustarla qui. Porella, ho fatto fuori la tartaruga. Allora, la mia tristezza già è meno, perché fortunatamente ho tenuto da parte questo stampo, anche se è distrutto, mi fa la mia cara tartaruga, dato che questo qua. Vi prego, datemi una soluzione. Vi prego, datemi una soluzione per far uscire la tartaruga. Ok, penso che tra un po' distruggerò lo stampo per farla uscire. E niente, quindi ottimo, sono molto contenta che questa cosa. Quindi il disastro, sì, ok, basta, mi viene da piangere, poverina. Ok, niente. Quindi mi raccomando, se avete qualche soluzione per questo, fatemelo sapere. E quindi posso fare benissimo le creazioni in resina con questo, forse. Forse. Però se la resina è super dura faccio anche un bel po' fatica. Boh, troverò una soluzione. Però l'importante è che ho un'altra tartarughina nella mia collezione. Qual era la zampa che gli ho tagliato, poverina? Questa. Adesso la aggiusto. E niente, quindi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di questo video. Supportatemi un po', aiutatemi, la mia povera tartaruga. E niente, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Un po' strano, devo ammetterlo, però ne avevo bisogno. E niente, vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao, ciao, ciao.